Ciao amici, non trovate anche voi strano che mentre di solito ci lamentiamo di non avere mai tempo, adesso invece abbiamo così tanto tempo? Ma sapete una cosa, il rischio di sprecare il tempo c'è sempre. Quindi oggi vediamo insieme 6 modi per usare il tempo al meglio, per trasformare questa quarantena dalla sensazione di essere agli arresti domiciliari a un'esperienza positiva di trasformazione e crescita personale. Ascoltate con attenzione. 1. Mettiamo ordine tra le nostre cose, abbiamo il tempo per farlo. Lo sapevate che l'ordine nei cassetti e negli armadi riflette l'ordine mentale? Liberarsi dalle cose vecchie che non servono più corrisponde a liberarsi dei vecchi schemi limitanti e fare spazio a nuove abitudini che ci rinnovano. 2. Facciamo un bilancio scritto, ma non di cosa vogliamo ottenere di più, ma di che cosa possiamo fare a meno e in che modo possiamo vivere meglio, più essenziali e più leggeri. 3. Leggiamo e studiamo, non bisogna neanche chiedere permessi al lavoro e non serve sentirsi in colpa che stiamo portando via del tempo a una giornata piena di cose da fare. Studiare rende migliori e va fatto sempre. Chiunque, a qualunque età e qualunque livello culturale, può studiare qualcosa che gli piace anche usando internet. 4. Possiamo progettare qualcosa di nuovo. Adesso è il momento di reinventarci e questo richiede tempo e ne abbiamo a sufficienza. Presto vi darò degli spunti per chi vuole dedicarsi al benessere degli altri come professione, perché ci sarà tanto bisogno di naturopati, di coach del benessere e di persone disponibili a dedicarsi alla salute degli altri oltre che alla propria. 5. Possiamo dedicarci del tempo di qualità e avere più cura di noi. A questo proposito, seguite i miei video nei prossimi giorni perché ho qualcosa di davvero speciale per voi e il vostro benessere in quarantena per uscirne meglio di prima. 6. Possiamo esplorare il nostro mondo interiore con la meditazione. È anche un modo per capire che cosa conta veramente e rivedere le proprie priorità e decidere come essere. In descrizione il link a delle meditazioni gratuite che ho pubblicato nel mio sito. Mi state scrivendo che funzionano tanto, quindi fatele e anche voi scrivetemi come vi trovate. Queste festività pasquali ci tocca farle in modo diverso, saranno indimenticabili, ma chi se le scorderà mai? Ma possiamo anche ricordarle perché abbiamo reagito bene e saputo trasformare uno dei momenti più terribili della nostra storia in una storia di rigenerazione e cambiamento personale. Questo è il mio contributo per questa Pasqua e questo è il mio augurio per questa Pasqua, ma ne riparleremo ancora. Tanti auguri di buona Pasqua e buona quarantena, speriamo che finisca presto, prestissimo. Anche Squaletto non ne può più, vuole farsi un bel tuffo, ma non può andare al mare, neanche nell'oceano. Auguri! Anche Squaletto non è più... Provate...